Ehi, la Pokéfanatici, bentornati a un nuovo episodio di Aspettando Omega Ruby e Alpha Sapphire, il terzo in soli 2 giorni. Wow, stanno rilasciando un numero illimitato di notizie in questi giorni, quindi meglio così. Allora, partiamo subito con la prima notizia. La versione demo di Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire sarà scaricabile in Giappone sul Nintendo Shop a partire da metà ottobre tramite un codice speciale di download che metteranno probabilmente nel prossimo numero di CoroCoro. Per quanto riguarda Mega Gallade, è stato rivelato che manterrà il tipo Psicolotta e avrà l'abilità Fuoco dentro. Parlando ancora della demo del gioco, all'interno sarà mostrata una nuova Mega Evoluzione. Quale Mega Evoluzione potrebbe essere? Io spero Mega Ludicolo, assolutamente, l'unica che mi manca veramente. Inoltre, tutti gli strumenti raccolti e i Pokémon ottenuti potranno essere trasferiti dalla demo al gioco ufficiale. La demo possiede una storia esclusiva e potrà essere giocata un numero illimitato di volte. È stato anche detto che giocando alla demo tutti i giorni accadrà qualcosa di speciale e io ho tipo una curiosità pazzesca in questo momento. Per concludere la puntata, sappiate che è stato confermato che Rayquaza possiede il segreto della Mega Evoluzione, quindi non si sa cosa riguardi questa affermazione, se possa riguardare l'archio risveglio di Groudon e Kyogre, o se verrà rivelata un'archio evoluzione anche di Rayquaza, una Mega Evoluzione di Rayquaza, una nuova forma di Rayquaza, qualcosa che riguarda Rayquaza, insomma. Quante volte ho detto Rayquaza? Tante volte. Già. E anche questo episodio finisce qui, noi ci vediamo al prossimo, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di tutte queste notizie che vi ho detto oggi. Inoltre cercate di dire la vostra opinione su quale sarà questa cosa esclusiva delle demo, cosa succederà giocandoci tutti i giorni. Insomma, ditemi un po' cosa ne pensate. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye bye!